La scuola è davvero una palestra di vita che oggi più che mai ha l'arduo compito di preparare i ragazzi a conoscere il mondo che li circonda e sapersi relazionare con esso. Il progetto a cui con successo per la prima volta ha aderito la scuola elementare Teseo Tesei di Marina di Campo ne è un esempio. Gli alunni dell'Istituto Campese sono stati infatti catapultati in una nuova dimensione, un nuovo modo di imparare grazie al concorso Firenze Festival 2011 che impegna i ragazzi nella realizzazione di un cortometraggio dalla storia sceneggiatura originali. La troupe di professionisti della cinematografia che ha assistito gli studenti campesi nella realizzazione delle riprese è stata nei giorni scorsi a Marina di Campo, dando modo ai giovani di conoscere i trucchi del mestiere e vedere realizzato il loro lavoro. Avete partecipato a un progetto che vi ha visto protagonisti con tutti i vostri compagni di scuola. Chi mi sa dire di che cosa si tratta? Di un cortometraggio, chiamato La voce del mare. All'inizio viene un bambino che è contrariato, cioè arrabbiato, e un bambino gli chiede perché è lì, perché doveva andare al compleanno del suo cugino a Livorno, e lui era arrabbiato perché le navi non partivano per colpa del mare. La cosa che più mi conforta dal punto di vista dell'insegnamento è che il risultato, che poi magari sarà anche premiato, così loro sperano, è stato comunque un prodotto corale. C'è un grossissimo lavoro dal punto di vista della ricerca linguistica, quindi tutta la parte che è relativa alla progettazione della lingua italiana. Un lavoro che poi è stato coronato da una ricerca che i bambini hanno fatto dal punto di vista tecnologico e della media education, per cui c'è stato tutto un lavoro sulla grammatica filmica, i campi, i piani. Abbiamo lavorato molto a livello di tecnologia, si sono impossessati di questo, hanno arricchito il lavoro anche con l'aiuto dell'insegnante di arte che ha elaborato con loro dei libri che saranno i veri protagonisti del film. Il lavoro finale, diciamo, è una summa di tutto questo.